Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali. Mancano 48 ore alla chiusura della campagna per le amministrative. Lo stop ai comizi è previsto infatti venerdì sera, poi la pausa di riflessione. Si voterà il 14 maggio dalle 7 alle 23, la domenica, e il lunedì dalle 7 alle 15, orario nel quale poi nella nostra diretta elettorale vi daremo anche i risultati del turno in Abruzzo, che coinvolge tanti comuni. In particolare i riflettori di queste ultime due tribune sono accesi su quelli dove è possibile il turno di ballottaggio, che potrebbe svolgersi nel caso nessuno dei candidati, che sono tre, sia a Silvi che a Teramo, non raggiungesse nessuno dei tre candidati raggiungesse il 50%, si voterebbe nuovamente il 28 e il 29 maggio a Silvi. Tribuna di questa sera, sono tre i candidati alla carica di sindaco. Li saluto e li ringrazio per essere stati presenti nel nostro studio, aver accolto il nostro invito. La formula è la stessa, stessa domanda per tutti e tre, risponderanno nei limiti di 2 minuti e mezzo. Saluto e ringrazio intanto Giuseppe Gentile, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Abbiamo anche il candidato Massimo Blasiotti, buonasera. Eccolo qui. Buonasera. E il candidato Andrea Scordella, che è anche sindaco uscente di Silvi. Buonasera anche a lei. Buonasera, buonasera a voi. Allora, primo tour come di consueto per presentarsi e per presentare le liste della coalizione che vi sostiene. Iniziamo con Giuseppe Gentile, area centrosinistra, 4 liste che sostengono la candidatura a primo cittadino. Chi siete e quale progetto avete imbastito per questa sfida elettorale? Sì, Giuseppe Gentile è stato scelto da questa forza appunto di centrosinistra, alla quale poi si è unita una grossa componente trasversale e civica. Io sono infatti al di fuori dei partiti, sono stato scelto come elemento della civicità, diciamo così, che potesse far convogliare queste energie all'interno di un progetto di cambiamento e di guida nuova per la nostra amministrazione. I gruppi che sostengono la mia candidatura sono il gruppo Silvi Forte e Gentile, totalmente civico, il gruppo di Silvi Possibile, anch'esso una lista civica, e le due forze di centrosinistra che hanno visto in me la persona di coesione, che sono il gruppo del Movimento 5 Stelle e il gruppo del Partito Democratico. Ecco, lei come candidato sindaco, come è arrivato alla politica, come è arrivato a questa candidatura? Allora, posso dire che è stata una sorpresa per me questa candidatura, perché appunto essendo fuori dai giochi della politica da tantissimi anni, non pensavo che fosse pensavo che fosse soltanto una voce di corridoio. Poi invece ho capito che c'era effettivamente un progetto che si è deciso di far ruotare intorno alla mia persona, ai miei valori, e quindi ho ringraziato le varie componenti e dopo un mese di riflessione dettato da tematiche esclusivamente familiari, ho deciso di abbracciare questo gruppo che inizialmente era composto da 3 forze e estenderlo appunto a questa ottica trasversale che fondasse le sue radici sulle idee e non sui colori. Ho preteso di ragionare non su da chi viene l'idea, ma se è una buona idea o non è una buona idea. Grazie. Massimo Blasiotti, una fase politica vissuta all'interno del Movimento 5 Stelle, oggi però candidato libero e indipendente con 2 liste civiche. Esatto, noi abbiamo fatto questo processo molto molto lento. Io mi sono dimesso dal Movimento 5 Stelle circa 3 anni fa. E abbiamo incominciato a costruire tassello dopo tassello questa alternativa civica. Ora il progetto è andato avanti con assoluta serenità, in assoluta armonia, cementificando un gruppo diciamo di provenienza sia politica che culturale completamente diciamo diverso, e quindi l'idea è stata prima a monte di cementificare le diverse anime. Dopodiché si è costruito un programma dettagliato in 5 fasi e poi in ultimo, attraverso una elezione a scrutinio segreto in maniera totalmente libera,
tutti gli associati al movimento Silvi e Basta hanno visto in Blasiotti Massimo la figura più rappresentativa di questo movimento. Ed è partita questa avventura che, diciamo, ormai siamo alle battute finali e ci sta dando moltissime soddisfazioni. Lei personalmente, anche, chiedo anche a lei, come ha deciso di intraprendere questa sfida? Ma guardi, la sfida è stata una risposta quasi obbligata a quella che è l'inesistenza dei partiti sul territorio. A nostro avviso oggi i partiti non danno più risposte sul territorio in maniera di presenza, considerando anche il fatto che della presenza sul territorio io ho fatto una bandiera cercando di rappresentare le frazioni di Pianacce, di San Silvestre, di Collestella, dando voce agli abitanti di Silvi Paese e cercando anche di rappresentare la Marina. Tant'è vero che le due liste civiche, Silvi Rinasce e Silvi e Basta, in qualche modo sono non solo complete di 16 candidati ognuno, ma soprattutto con tutti i candidati in grado di rappresentare ogni parte del territorio. Grazie Andrea Scordella, Coalizione Civica e Politica Insieme. Oltre alla componente cittadina c'è anche una componente di appartenenza di partito con Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati Insieme. Ecco, la coalizione compatta ha indicato la sua ricandidatura molto prima che iniziasse la campagna elettorale. Ecco, come siete partiti lunghi per questa seconda avventura, Scordella? Sì, intanto voglio ringraziare le forze politiche e civiche che hanno dato supporto a questa candidatura. Naturalmente credevamo del buon lavoro fatto da questa dall'amministrazione uscente per i 5 anni che sono passati. Avevamo l'esigenza di portare continuità a un'azione amministrativa importante per il territorio e allora il buon senso è prevalso. Abbiamo optato per la ricandidatura del sindaco con le forze, come sono state dette, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e una lista civica di appoggio al sindaco, Siamo Silvi, che naturalmente rispecchia la società civile del territorio. Siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, un percorso che è stato strutturato e perciò ci siamo presentati uniti e coesi con un unico obiettivo. In questi 5 anni da sindaco lei, e chiedo anche a lei una nota personale, ha avuto mai insomma, la tentazione di dire non intendo ricandidarmi, oppure insomma, si è costruito questo percorso gradualmente con la sua squadra? Ma faccio una battuta, come mi dissero tempo fa qualche amico, insomma, datato, che aveva esperienza politica, disse: il sindaco è un'esperienza da fare una sola volta nella vita. Naturalmente poi che cosa succede? Succede che ci sono stati 5 anni di grande lavoro, di tanti problemi affrontati, abbiamo costruito un percorso e dunque sarebbe stato un peccato disperdere tutto questo lavoro. Naturalmente 5 anni per un'azione amministrativa sono veramente pochi, mettiamoci anche 2 anni di pandemia, e dunque abbiamo l'esigenza di portare a termine quello che è stato iniziato e dunque il senso di responsabilità ha prevalso, diciamo, su tutti gli attori e siamo oggi qui a riconfermarci come coalizione di centrodestra. Bene, iniziamo ora a entrare nel merito dei temi di questa campagna elettorale. Beh, quello su cui si è accesa un po' più il confronto, anche con toni diciamo di una certa effervescenza tra gli schieramenti, è quello dei conti del comune di Silvi. Ma qual è la situazione a quel che vi risulta e soprattutto quali sono le iniziative che voi, una volta eletti, mettereste in campo per risistemare definitivamente la situazione del bilancio? Iniziamo con Gentile. Allora, intanto si parte da un punto di partenza di assoluta tranquillità dei conti del Comune, che ha attraversato un momento un po' complesso perché la normativa ha fatto resettare alcuni crediti a tutti i comuni, quindi si sono dovuti attivare tutti quanti per cercare di risistemare i conti. Come detto anche dal segretario comunale nell'ultimo consiglio comunale, la situazione del comune di Silvi per fortuna non era disastrata come altre realtà e quindi c'è stata comunque una possibilità di risistemare i conti
secondo noi poteva essere fatto mettendo in campo anche delle azioni per la collettività, per dare i servizi necessari che in realtà sono mancati in questi 5 anni, e quindi abbiamo la possibilità di proseguire un percorso fatto di cose importanti, ordinarie, e progettare, anzi progetti già ci sono, per realizzare cose molto più ambiziose per il nostro territorio. Si dovrà ripartire logicamente da un decoro urbano costante e su tutto il territorio per dare dignità a tutte le realtà territoriali di Silvi, cosa che è stata lamentata in questi mesi in cui sono andato in giro ancora di più tra le persone, perché ho la fortuna di far parte della società civile da tantissimi anni, e quindi la lamentela più grande è stata questa disattenzione al territorio, che noi andremo a curare invece costantemente, e soprattutto saremo vicini alle persone per ascoltarle, per ascoltare le critiche, per ascoltare i consigli e per metterci a loro disposizione come la politica in questi anni, dove la politica in questi anni è mancata. Il ritrovato rapporto con i cittadini sarà il nostro punto di forza, è quello che viene chiesto soprattutto per far riaffezionare le persone alla politica, cosa che invece è mancata, anzi si è disaffezionato il cittadino per la politica perché ha visto qualcosa di distante rispetto a loro. Oltre al decoro urbano dovremo partire con il lato urbanistico, con il lato viabilità, che è un nodo fondamentale di un programma, e quindi sulla viabilità abbiamo già diversi progetti per dare respiro al nostro territorio, per proporre nuove soluzioni di parcheggio, che la scellerata pista ciclabile, così come è stata pensata, progettata e non realizzata, crea tantissimi problemi, e quindi quello sarà un ulteriore elemento, oltre alla rivitalizzazione del turismo, associazionismo, servizi sociali, sono altri argomenti che spero di avere la possibilità di sviscerare nel dettaglio. Certo. Blasiotti, se lei diventasse sindaco di Silvi, quale situazione contabile crede oppure è certo di trovare a Palazzo di Città? Dottor Perantuono, io sono molto sincero. Diciamo, in questi ultimi giorni noi abbiamo assistito in continuazione a queste scaramucce tra centrodestra e centrosinistra che tiravano in ballo il bilancio, il sindaco che ovviamente sosteneva la sua causa e l'altra coalizione che in qualche modo li punzecchiava. Dalla mia esperienza in questi 5 anni, io sono molto sincero, il bilancio è una cosa molto complicata e i cittadini non hanno tempo di entrare nei soliti tecnicismi. Che cosa abbiamo fatto? Che cosa ho fatto? Voi per la perseveranza, per una certa, diciamo, mia cocciutaggine, siamo entrati nello specifico, ovvero siamo entrati nell'albo pretorio, che è assolutamente pubblico, ricordo, e abbiamo analizzato atto per atto tutte le varie determine, tutte le delibere di giunta, quindi sappiamo con assoluta certezza dove vanno i soldi, che tipo di soldi vengono indirizzati, a cosa servono determinati progetti, e quindi nel momento in cui ci insedieremo al Palazzo di Città sapremo dove riequilibrare le forze economiche della cittadinanza. Grazie. Scordella, lei ovviamente ha amministrato in questi ultimi 5 anni, è tranquillo rispetto alla situazione dei conti del Comune? Ma sono tranquillo perché ho sentito questioni che, diciamo, sono fuori dalla realtà dei fatti degli ultimi 5 anni. Allora io vi dico soltanto che quando ci siamo insediati abbiamo trovato un disavanzo di circa 8.600.000 euro. In questi 5 anni potevamo fare solo una cosa: o ripianare questo disavanzo, oppure, come ovviamente la contabilità pubblica ci dice, ingessare tutta la manovra dell'ente comunale. Piano piano abbiamo cercato di fare un piano di rientro concordato con la Corte dei Conti, che naturalmente è stato molto difficile. Dunque questa amministrazione ha il plauso di aver di essere riuscito negli anni 2019 meno 7 milioni e mezzo, 2020 meno 770 mila euro, 2021 abbiamo chiuso, diciamo, quasi
a pareggio. Nel 2022 siamo a più 22.086,87 centesimi. Sono sereno, certamente che sono sereno. Abbiamo fatto un lavoro egregio in cui ringrazio tutta l'amministrazione comunale, completo l'assessore al bilancio e gli uffici, perché era una situazione drammatica. 12 milioni di euro di crediti non riscossi, un errore tecnico sulla Tari che non è stata inserita nel mancati accertamenti. Dunque abbiamo potenziato la riscossione, abbiamo fatto anche scelte impopolari. Ecco, forse a qualcuno sfugge che le scelte impopolari, come il buon padre di famiglia deve fare naturalmente per risistemare la situazione finanziaria e i conti, dire che eravamo tranquilli, dire che la situazione era tutta a posto non era così, anche perché quando andai a Roma dal magistrato della Corte dei Conti a ispezionare un attimino tutta la situazione mi dissero che cosa abbiamo da vendere, perché comunque dovevamo risanare un gap importante. E naturalmente non abbiamo venduto nulla, ci siamo soltanto corciati le maniche, 2 milioni l'anno di recupero, abbiamo fatto un miracolo secondo me in 5 anni, oggi abbiamo una situazione molto più felice, ma soprattutto per un fatto, che oggi siamo sereni di poter comprendere qual è l'azione amministrativa. Ho sentito bene decoro urbano, ho sentito bene alcune situazioni che si vogliono portare avanti, certo, naturalmente oggi lo si può fare con una serenità totalmente diversa, ma perché questi 5 anni di centrodestra sono stati 5 anni importanti. E per quanto riguarda la ciclabile, che viene sempre tirata in ballo, ricordiamo che questa amministrazione ha dovuto affrontare il tratto centrale della ciclabile, è molto difficile, ma era un tratto centrale ereditato dalla scorsa amministrazione di centrosinistra, perché comunque alla fine si doveva fare, altrimenti era da riconsegnare tutti i milioni di euro già presi per i tratti a nord e sud, e dunque questa amministrazione si è dovuta accorciare le maniche anche in maniera molto difficile, ha dovuto chiudere questo progetto e portarlo avanti nei prossimi mesi. Nuova domanda, stavolta invertiamo l'ordine di risposte, iniziamo da Blasiotti. Vorrei parlare di come Silvi e tanti altri comuni stanno avvicinandosi all'opportunità aperta dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza con gli interventi che possono essere cantierati e finanziati a stretto giro. Ecco, qual è il suo punto di vista rispetto all'attività dell'amministrazione comunale, soprattutto che cosa lei riuscirebbe a incrementare in quanto a progettazione e realizzazione con questa possibilità di avere fondi? Guardi, io lì mi sono già espresso in più di un'occasione. Il sindaco parla di questi fantomatici 14 milioni di euro pronti per sviluppare determinati progetti. E lì io sono molto chiaro: i progetti vanno analizzati, vanno sviscerati in tutte le loro potenzialità, qualora queste siano deficitarie. Per quanto ci riguarda, i progetti potrebbero tornare indietro. Quello che io in qualche modo sottolineo sempre è che un'opera pubblica deve rivelarsi un volano per le economie locali e per quello che sono il benessere e l'equilibrio dei cittadini. Le opere pubbliche non possono essere fatte tante per spendere dei soldi, a maggior ragione che negli appalti potrebbero anche essere non vinti da aziende locali, e quindi quello che è il ciclo virtuoso delle economie locali non ne traebbero il dovuto beneficio. A quel punto un'opera pubblica diventa sì un servizio alla collettività, ma a nostro avviso oggi Silvi ha bisogno di opere in grado di rilanciarla dal punto di vista economico, turistico e sociale. Quelle opere atte a soddisfare questi criteri per noi avranno un corridoio prioritario, le altre ritorneranno indietro. Scordella, cosa c'è realmente in campo in questa opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Ma naturalmente è un piano Marshall del secondo dopoguerra che si rimette in un tessuto
economico importante, dove naturalmente non possiamo perdere questo treno, e siamo convinti che le infrastrutture necessarie, perché sono opere strutturali, ricordiamoci che il PNRR ha diverse fasi, ma sono tutte strutturali, cioè non c'è un dispendio di risorse per abbellire la città soltanto mettendo dei fiori, ma dobbiamo fare delle opere strutturali che ci riporteremo nei prossimi 30-50 anni. Naturalmente quei famosi 14 milioni e mezzo di euro che sono stati presi sono tutti certificati, perché stanno portando avanti i progetti esecutivi, anche grazie alla Regione Abruzzo, e siamo convinti che Silvi deve prendere questo treno in corsa, deve sviluppare dei progetti che siano sicuramente validi, tant'è che stiamo cercando, insomma, di collaborare con i massimi esperti proprio per dare l'aspetto progettuale, un aspetto qualificante per il nostro territorio, però non possiamo dire di lasciare indietro questa città, anche perché il PNRR è un'opportunità che comunque in parte è anche in parte in fondo perduto, in parte è a prestito, che la cittadinanza comunque dovrà rimettere per la quota parte con le proprie tasse locali, e allora siamo convinti che vanno spesi bene ovviamente, però ne abbiamo tanti di sogni sul cassetto, e quelli vanno portati avanti, anche per avere una città che guarda al futuro, una città innovativa, una città che cresce, anche perché lo sviluppo e la densità demografica sono abbinati, vanno a braccetto, anche in concomitanza con l'area metropolitana di Chieti Pescara, che spinge verso nord, e dunque dobbiamo essere attrattivi per il territorio, non solo per i nostri cittadini, ma anche per quelli che sceglieranno di vivere a Silvi, anche perché, diciamoci la verità, non dobbiamo essere la zona periferica della metropoli che si sta creando con la Grande Pescara, dobbiamo essere una zona a servizi residenziale di altissima qualità, e dobbiamo creare le opportunità, le condizioni per essere attrattivi. Noi siamo turistici, ma siamo anche consapevoli che, come ho detto prima, dobbiamo cercare di generare e sviluppare il nostro territorio attraverso le infrastrutture, anche ovviamente con grandi obiettivi. Possiamo anche concludere dicendo che abbiamo diversi piani messi in azione, sia un piano di sviluppo economico con il recupero del suolo, con gli investimenti delle comunità energetiche, abbiamo la possibilità di attuare adesso un progetto di massima di 180 appartamenti in social housing, vogliamo far scegliere ai cittadini di venire a vivere a Silvi e soprattutto di avere lavoro, perché l'economia si regge anche con la densità demografica e con la possibilità di essere attrattivi anche per le imprese. Cosa c'è in concreto, Gentile, che va e che non va in questa torta da 14 milioni su Silvi del PNRR, secondo voi? Allora, sicuramente i fondi del PNRR sono un'occasione fondamentale, strategica per il futuro di Silvi. Non è un caso che io ho preso contatti già con i funzionari comunali, perché chi si andrà ad insediare avrà un compito importantissimo di salire su un treno già in corsa. Effettivamente ho avuto conferma di questi fondi, anche su alcune idee per come utilizzarli. C'è una possibile svolta fondamentale sul lungomare, perché è prevista una riprogettazione quasi, una riqualificazione totale del lungomare. Potrebbe essere un'occasione molto importante per il villaggio del Fanciullo, finalmente dopo 30-40 anni. Quindi da verificare la fattibilità, l'esecutività ci dovrebbe già essere, ma quella, come diceva Blasiotti, la andremo a verificare poi una volta insediati. E ci sono alcune occasioni fondamentali per la viabilità, perché è dei parcheggi, perché è una delle occasioni che non ricapiterà probabilmente per dare una svolta ad un punto veramente debole del nostro territorio, che va a non consentire quel salto di qualità anche per la stagione estiva, e perché il turista arriva, non riesce a parcheggiare e quindi spesso prosegue per altri lidi. La riqualificazione del territorio passa anche su quei fondi. Oltretutto c'è la possibilità di attingere anche ulteriori fondi per una svolta fondamentale anche a livello turistico. Noi abbiamo verificato già dei fondi, ad esempio, per una film commission che è previsto proprio specificamente nel PNRR e che non è stato attualmente attenzionato, probabilmente perché c'erano tanti altri progetti da considerare, ma è uno dei tanti fondi attualmente non sfruttati, non richiesti, come tantissimi altri che confidiamo di portare avanti con gli uffici tecnici o con le società che si occupano appunto di attrarre al nostro territorio questi
questi fondi fondamentali che probabilmente non capiteranno più, ed è un nodo cruciale per far fare alla nostra cittadina quel salto di qualità per non essere più relegati a periferia, come diceva il sindaco uscente, ma per essere protagonisti, ritornare ad essere protagonisti come lo eravamo tantissimi anni fa, sia per la vicina Pescara, da dove venivano a farci visita come esempio da seguire, e attrarre magari tutta la costa teramana e il centro teramano, anche collinare, a far visita magari durante tutto l'anno, non solo durante la stagione estiva, e ridare quella vita anche all'attività imprenditoriale del nostro territorio. Allora, il tema introdotto mi sembra da Scordella relativo al collegamento di Silvi nel contesto di una area metropolitana che spinge da Montesilvano, Pescara, su Città Sant'Angelo e proprio le prime propaggini della provincia di Teramo è fondamentale per il futuro di quest'area. Si è fatto molto con il primo ponte, quello che è stato realizzato per Città Sant'Angelo. C'è un ultimo tratto da compiere, che è quello proprio che riguarda il fiume Piomba. Ecco, a che punto sono queste partite e soprattutto quali sono le possibilità che si aprono dal punto di vista dei collegamenti per una città che ha vissuto, ricordiamo, qualche estate fa anche la grande difficoltà del traffico bloccato sulla 14 e che di riflesso lo vive ancora per effetto della situazione drammatica dei cantieri su quell'area. Ecco, Silvi ha un suo futuro nella mobilità e nella gestione del suo ruolo di collegamento. Lo chiedo a Blasiotti per primo. Beh, sicuramente Silvi è un nodo, una cerniera molto importante su tutta la fascia adriatica. Però da questo punto di vista anche qui siamo molto chiari. La pista ciclabile a nostro avviso è molto importante proprio perché, come ha spiegato lei, non possiamo oggi nel 2023 mettere da parte quella che è la mobilità sostenibile, ma al tempo stesso ci sono bisogno di alternative di parcheggio, e lì noi abbiamo individuato delle aree parking sulla nazionale, in particolare ne abbiamo individuate tre, una a sud, una a nord e una al centro, in alternativa a chi si sposta con la bicicletta o con la macchina. Inoltre anche sulla pista ciclabile siamo stati molto molto chiari. Attualmente a nostro avviso la pista ciclabile va in qualche modo ridisegnata, ponendo l'accento sulla sicurezza, soprattutto anche su un redesign a livello estetico, e qui in qualche modo entra in ballo anche la mia professione come designer, come interior designer. Secondo noi ci dovrebbe essere anche il coinvolgimento di un artista di chiara fama per nobilitare quella che è un'opera pubblica, affinché diventa attrattiva per chi sceglie di venire a Silvi. Ovviamente in alcuni tratti va ripensata, anche lì noi entreremo nello specifico cercando di individuare le criticità anche insieme ai commercianti che spingono molto sul ridisegnare determinati tratti che a nostro avviso all'epoca non furono pianificati. Per quanto riguarda invece la famosa variante, a nostro avviso la variante, io l'ho specificato già in altre trasmissioni, va bocciata, va rigettata. La variante ANAS è l'ennesimo sfregio alla nostra collina. Purtroppo Silvia alla fine degli anni 60 fu attraversata dall'autostrada 14, così come alla metà degli anni 70 fu progettato lo stradone per Atri. Erano altri tempi, eravamo in pieno, come lo possiamo definire, edonismo reganiano, ecco, volevamo in qualche modo, pensavamo che le economie fossero in continuo tumulto. Oggi la variante ANAS per noi va bocciata e nel caso si dovrebbero prendere accordi anche con la società autostrade per creare alternative, non possiamo creare uno sfregio sul territorio. Scordella, il tema della statale 16, del suo decongestionamento rispetto ai volumi attuali, come lo state affrontando e soprattutto cosa c'è in campo adesso? Allora, intanto permettetemi di essere in accordo con quanto detto dal
candidato Gentile, in quanto ha confermato che questa amministrazione ha lavorato bene, cioè ci sono i soldi, ci sono i progetti, dunque c'è una fase di sviluppo avviata e dunque ne sono fiero, perché insomma 5 anni difficili anche con il risanamento del bilancio abbiamo anche progettato il futuro. Naturalmente la variante 16 è strategica perché deve dare respiro a una città che è stritolata ormai dalle chiusure dell'autostrada della 14, ha un flusso veicolare importante, l'area metropolitana che spinge. Ho parlato col sindaco Perazzetti di Città Sant'Angelo, che già è stato appaltato proprio nei giorni scorsi il tratto carrabile che mancava per aprire quel benedetto ponte ormai pronto da 7 anni. Noi a Silvia abbiamo già terminato il nostro pezzo e dunque entro il 2024 ci sarà anche quella spinta veicolare, insomma quella infrastruttura veicolare che ci dà la possibilità di essere ancora più uniti al centro di Pescara. Avevo anche già preso accordi verbali con Tua per portare il 2 barrato dal Piazza Salotto al punto di smistamento in zona sud a Silvi, che ci darà la possibilità di essere ancora più collegati in mobilità sostenibile con un territorio, come ho detto prima, che spinge verso nord. Naturalmente la statale 16, la variante, è un'opera indispensabile, non andiamo a deturpare nulla, c'è stata una grande intuizione, quella di sfruttare la SS553 per il 70% già realizzata che costeggia la collina, fare soltanto 2 raccordi, uno a nord e uno a sud, che dia la possibilità di bucare verso Pineto o verso Città Sant'Angelo e unirsi all'asse attrezzato di Pescara. Questa è la grande sfida. Naturalmente noi adesso abbiamo portato un progetto preliminare che, per essere rapido e veloce, per essere inserito nel piano triennale delle opere strategiche, chiudeva verso l'universo e dunque non andava verso Pineto, ma siamo già in contatto con i tecnici ANAS perché quel progetto va ampliato, non va tagliata la collina alla parte finale, va migliorata, va riportata verso Pineto agganciandosi con la variante di Pineto. È un'opera strategica, secondo me, indispensabile, ma anche per dare respiro, perché la statale non sopporta più quel carico, la variante potrebbe comunque spostare tutti i mezzi pesanti e comunque diluire un attimino il traffico sul lato, diciamo, statale Adriatica 16, la nuova variante 16, e dare la possibilità anche a lungomare di respirare, perché oggi viene presa come arteria principale e invece deve essere un'arteria soltanto sfruttata dai cittadini e dai turisti, e dare la possibilità a Silvi di guardare avanti, e questa è un'opera importante per guardare al futuro. Gentile, quale è il punto, insomma, abbiamo sentito diverse interpretazioni circa il tema della mobilità, qual è il punto di equilibrio tra la sostenibilità e la necessità comunque di mantenere dei collegamenti che poi non strangolino col traffico, insomma, la statale 16, che è rimasto un grande limite di sviluppo per la città? Sì, intanto ringrazio anche io il sindaco uscente Scordella perché mi ha fornito un bellissimo assist, perché non è solo importante attrarre i fondi e reperire questi fondi, la cosa fondamentale è come poi si vanno ad utilizzare questi fondi, perché abbiamo visto infatti l'amministrazione uscente come ha utilizzato i fondi che sono arrivati, che sia quello della pista ciclabile con un cantiere fermo da 3 anni, che va oltretutto a deturpare il lungomare togliendo anche i parcheggi, quei pochi parcheggi che c'erano, come è stato utilizzato il fondo per un pontile assolutamente inutile che ha determinato ulteriore dispendio di risorse, come è stata realizzata una passeggiata assolutamente inutile sul Demanio, è l'esempio di come non si devono utilizzare i fondi, perché si devono utilizzare per fare il bene di Silvi, non per recare un danno. E quindi l'importanza di questi fondi che sono stati attratti sarà il come saranno utilizzati, perché saremo non solo bravi nel reperire, nel cercare di pianificare e nel controllare anche l'attività di realizzazione oltre a quella successiva, ci sarà un monitoraggio costante delle scelte fatte per verificare che vengano realizzate secondo quelle che erano le nostre aspettative, cosa che è mancata in questa amministrazione. Sulla progettualità soprattutto della pista ciclabile, perché un'amministrazione è rimasta totalmente sorda a quelli che erano i suggerimenti che venivano dagli studi tecnici, che venivano dalla cittadinanza e che venivano dai consiglieri di minoranza. È andata avanti sulla sua strada non vedendo delle criticità che poi si sono ritorte contro alle tempistiche di realizzazione, che sono diventate
determinanti. Sulla variante, concordo che la variante attualmente approvata dall'amministrazione uscente sia qualcosa di assolutamente non utile alla collettività, anzi che potrebbe dare il colpo di grazia. E noi da quel punto di vista abbiamo due alternative: o tornare alla vecchia variante che era già stata progettata con un dispendio di risorse probabilmente maggiore, ma quando si dice che si deve pensare alle generazioni che verranno, è quella proprio la nostra missione, voglio definirla, pensare a chi verrà dopo di noi, quindi lasciare qualcosa che non recherà danno. E quindi quella è una soluzione, ma ce n'è anche un'altra, quella di realizzare dall'attuale autostrada due bypass che vanno a retrocedere l'autostrada attualmente in corso, per farla appunto riprogrammare, riprogettare in accordo con società autostrade al di fuori della nostra realtà territoriale, senza andare a deturpare con tralicci, con viadotti, il nostro bellissimo territorio. Allora, invertiamo ora nuovamente l'ordine di risposte. Prima a rispondere in questo caso sarà Scordella. Entriamo sul tema fondamentale per l'economia di Silvi del turismo. Silvi che va verso la riconferma della bandiera blu. Glielo chiedo se è stato invitato nuovamente alla cerimonia di consegna che ci sarà proprio in questi giorni, ma soprattutto oltre alla qualità delle acque si deve lavorare per migliorare la qualità dei servizi al turismo e soprattutto la fruibilità della spiaggia. A che punto siamo anche sul tema dell'erosione, Scordella? Ma intanto permettete di dire che il candidato Gentile vuole riscrivere il codice degli appalti, cioè dando responsabilità a un'amministrazione che comunque dal nulla, dal zero, ha programmato e finanziato tante opere, ha cercato di far sbloccare tutti i cantieri fermi ormai da 20 anni, e naturalmente non conosce che il codice degli appalti prevede che tutta la questione tecnica va agli uffici tecnici, soprattutto quando si è sfortunati che in un bando europeo vince una ditta naturalmente poi per problemi finanziari salta, oppure ha difficoltà economiche per continuare. La responsabilità, se adesso vuole ricadere anche nella parte politica, allora vuol dire che deve avere un attimino le idee un pochino più chiare. Per quanto riguarda invece il turismo, 5 anni su 5, un plain, 5 anni bandiera blu. Siamo felici e orgogliosi di aver ottenuto questo risultato, soprattutto con un aumento, una crescita delle presenze a Silvi del più 20% negli ultimi anni, un territorio che ovviamente va preservato con la difesa della costa, perché tanti balneatori ce lo chiedono. Abbiamo preso 5.850.000 euro dalle opere marittime regionali in 4 anni, abbiamo completato il primo lotto, è stato appaltato già il secondo lotto e dovrebbe iniziare il cantiere a settembre. Volevamo farlo iniziare prima, ma poi per una questione di autorizzazioni e con un accordo con i balneatori abbiamo scelto di iniziare il secondo lotto a settembre, perché abbiamo un margine più mesi per poterci lavorare, dunque la stagione estiva non verrà compromessa. Naturalmente un ottimo lavoro, perché i primi risultati in quella zona, soprattutto nella zona dove era più erosa, si stanno vedendo e siamo soddisfatti del programma e del progetto che si sta portando. Ma non dobbiamo fermarci qui, sappiamo che il mare non aspetta, spinge comunque, la fase erosiva spinge verso nord, stiamo già pianificando ulteriori interventi anche più sostenibili, perché ci avviciniamo sempre più al nord dove c'è l'area marina protetta, e dunque siamo convinti che insieme all'Università di Ancona, insieme alla Regione Abruzzo, vogliamo aprire un tavolo di lavoro proprio per arginare questo fenomeno. La crescita turistica, ho detto prima, più 20% negli ultimi anni, siamo un paese che è tornato ad essere attrattivo. Abbiamo fatto l'unplain perché non era mai successo di aver preso 5 anni la bandiera blu. Siamo convinti che, consecutivi ovviamente, siamo convinti che il lavoro c'è stato. Abbiamo aperto il nuovo sito Visit Silvi, un portale di assoluta concretezza per gli operatori turistici che lavorano sul territorio di Silvi. Naturalmente tanto altro c'è da fare, ma diciamo pure da dove siamo partiti. Siamo partiti da una situazione, diciamo, non da zero, da meno 10, oggi siamo più 10, quindi abbiamo fatto già 20, ma siamo proiettati a un futuro sicuramente più radioso. Gentile, è proprio questo lo scenario dell'industria, del fatturato, del turismo, della anche rete dei servizi che può offrire Silvi in questo periodo della sua storia?
Una precisazione, il codice appalti Gentile lo conosce bene in quanto avvocato e forse qualche norma la conosce abbastanza, e la precisazione la voglio fare perché il compito del bravo amministratore è anche quello di vigilare sui lavori come si fa normalmente, visto che ha richiamato il buon padre di famiglia va a verificare anche durante la realizzazione se tutto procede secondo le proprie direttive, magari anche in collaborazione con i tecnici comunali. E questo sarà un ulteriore elemento che ci distinguerà in tutto quello che andremo a realizzare sul nostro territorio. Sul turismo la parola d'ordine dovrebbe essere quella della destagionalizzazione, è un termine di cui ci si riempie tanto la bocca e quindi bisogna dire anche come si intende fare. Prima cosa, fondamentale, un salto di qualità che chiederemo alla nostra cittadinanza, perché non può avvenire soltanto con la politica, che è la prima a dover fare un salto di qualità, ma lo dovrà fare anche a livello culturale la nostra popolazione, lo dovrà fare anche la classe imprenditoriale. Passa attraverso tre direttive fondamentali, che sono quella delle manifestazioni sportive, che sarà quella della cultura e sarà quella di una ritrovata coesione tra la costa e la zona collinare. A livello sportivo, con la presentazione di tante attività sportive a livello regionale e nazionale, o come è stato fatto recentemente anche a livello internazionale, ma con una promozione migliore, perché eventi fatti a volte si perdono nell'anonimato. A livello di cultura, un elemento fondamentale saranno tutte le associazioni presenti sul territorio e che sono state profondamente accantonate dall'amministrazione uscente, salvo alcune associazioni che hanno avuto il loro rilievo, troppo poco per pensare a questo salto di qualità. A livello culturale parlavo prima, un esempio di tutte le nostre eccellenze sul territorio, della Film Commission non è un caso, perché proprio in quell'ambito abbiamo delle realtà a livello nazionale e internazionale. Un progetto, dei progetti da portare avanti nel tempo, di creare delle manifestazioni appunto che si ripeteranno e che cercheranno di prendere corpo a livello nazionale e, se vogliamo, ambire anche a qualcosa in più. E a livello di coesione collinare, dicevo, la realizzazione, la riscoperta dei sentieri storici, che è un turismo appunto esperienziale, come si suol dire, la scoperta di nuovi itinerari per attrarre la nostra realtà e per terminare con un progetto di promozione turistica degna del nostro nome. Ma tutto questo passa attraverso un riscoperto decoro urbano, perché altrimenti non si ottiene nulla. Rosiotti, come immagina lei lo sviluppo ulteriore del turismo a Silvi da sindaco, se venisse eletto? Beh, la fase 3 del nostro programma parla molto chiaro, anche perché parlare di destagionalizzazione è semplice, attuarla è molto più complesso, ma il movimento civico ha questa prerogativa, che tutto quello che avviene avviene in maniera lenta, con la partecipazione dei cittadini e con la costruzione sul territorio. Ora, quando abbiamo affrontato il problema ormai quasi un anno fa, ci siamo confrontati con le diverse parti, diciamo, e i diversi portatori di interesse sul nostro territorio, e anche dall'esperienza che io ho avuto come amministratore di opposizione mi sono reso conto che di fondamentale importanza sono le tre fasi che troppo spesso vengono, diciamo, sottovalutate. Innanzitutto c'è una fase di pianificazione turistica. E la pianificazione turistica non può avvenire a ridosso della stagione turistica. Una corretta pianificazione turistica va affrontata nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. A quel punto la seconda fase, una fase importantissima, è quella della promozione turistica. Perché non si può parlare di destagionalizzazione se non si parla di promozione, e quella andrebbe fatta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo,
attraverso i modi più disparati, attraverso fiere, attraverso eventi, ma la fase promozionale deve avvenire in anticipo, in modo che gli operatori turistici, partendo da aprile, maggio, per finire ad ottobre, sono già preparati a quello che è l'attività turistica, preparati da un punto di vista professionale, preparati da un punto di vista di accoglienza, puntando sulle professionalità. Un turismo massivo, come in qualche modo ci ha ricordato il sindaco Scordella, non ha benefici diciamo a lungo termine sul territorio, mentre invece c'è bisogno di professionalità diluita nel tempo, di stabilità anche per chi opera nel settore, affinché si possa garantire sempre un turismo di qualità, almeno dal periodo che va da Pasqua ad ottobre. Bene, allora siamo nella fase conclusiva della nostra tribuna elettorale. Intanto vi congratulo con tutti e tre i candidati per i toni davvero pacati, costruttivi, anche di confronto civile in questa campagna elettorale, che del resto non ha avuto toni, almeno per quello che abbiamo saputo, insomma, di particolare scontro, e questo comunque è un dato positivo per la democrazia, per la vita di questa comunità. È il momento degli appelli, ai quali io chiedo di unire anche un impegno, appellarsi agli elettori e anche dire nel concreto che cosa si andrà a fare, la classica domanda sulle prime delibere, sui primi impegni e anche magari sulla scelta di qualche esponente della squadra di governo, se il momento degli annunci è arrivato, è proprio questo. Allora iniziamo con Andrea Scordella, gli ultimi 2 minuti e mezzo. Sì, intanto sono contento di come abbiamo portato avanti l'uscente amministrazione. Sappiamo che abbiamo necessità di continuità amministrativa, sappiamo che la città di Silvi non può fermarsi a rivalutare, a resettare tutto, anche perché il PNRR scappa. Dunque siamo convinti che questa amministrazione ha fatto bene, soprattutto perché è difficile amministrare. Ho sentito tante belle parole, che tra l'altro l'80% sono questioni che abbiamo già portato noi, già le stiamo affrontando, le dovremmo anche affrontare e migliorare, ma naturalmente è una questione di tempo. Dunque quello che chiediamo ai cittadini è quello di darci la possibilità col loro voto di avere quel tempo necessario, perché tutti sanno che 5 anni, soprattutto con 2 anni e mezzo di Covid, il tempo è stato veramente poco, è stato stringente la macchina amministrativa. Invito tutti a leggere la Bassanini, perché è la legge che ha diviso le funzioni, quelle tecniche e quelle politiche. Possiamo avere l'indirizzo e il controllo, ma non possiamo andare sulla gestione tecnica del cantiere. Naturalmente noi siamo consapevoli, preparati, competenti, seri, e soprattutto abbiamo dimostrato che possiamo portare a compimento il programma che abbiamo elaborato. Perciò l'appello ai cittadini è questo: la variabile tempo è una variabile incontrollata e incontrollabile, però nel voto il cittadino può darci tempo, perché può rinnovare la fiducia a questa amministrazione, e quello che chiediamo è proprio questo: la fiducia di poter continuare il grande percorso che è stato fatto. Non è possibile che si è fatto tutto male, sicuramente qualcosina va migliorata, ne siamo consapevoli e abbiamo anche la capacità e le competenze per poterle migliorare. Però solo chi fa può sbagliare. Noi oggi possiamo dire che abbiamo fatto moltissimo, siamo felici di quello che è stato fatto, soprattutto perché oggi vediamo una Silvi diversa, una Silvi che va migliorata, ma naturalmente la prima fase era strutturale. Oggi abbiamo invece una seconda fase molto più serena di sviluppo, e dovete darci la possibilità, perché cioè, diciamo che abbiamo la consapevolezza di quello che andrà fatto, e dunque io chiedo ai cittadini di confermare questa amministrazione e di portarci, diciamo, questo fattore tempo nelle condizioni e nelle possibilità di poter vivere Silvi nel miglior modo possibile e farla crescere per il futuro. Giuseppe Gentile, anche per lei ultimo appello, ultime eventuali comunicazioni da fare, impegni da prendere con gli elettori. Impegni degli elettori è di continuare ad essere quello che sono nei 5 anni di amministrazione che ci apprestiamo a vivere. Il ritrovato rapporto con i cittadini, stare sul territorio per il territorio, è la mission che mi appartiene da sempre, è quella, la promessa principale, che però passa anche attraverso dei progetti ordinari da restituire alla nostra collettività,
per arrivare a progetti molto ambiziosi che abbiamo già in mente, ma da condividere sistematicamente con i nostri cittadini, perché il bene lo dobbiamo fare tutti insieme. Questa è la nostra voglia, questo è il nostro desiderio e speriamo di poterlo fare tutti insieme. E questo è il motivo per cui io vi chiedo di scegliere il vostro sindaco e di scegliere il sindaco Gentile. Grazie. Blasiotti, lei si sente, nel fare appunto questo appello, nel rivolgersi anche agli incerti, un po', non dico l'ago della bilancia, ma un po' il personaggio che può rovinare le uova nel paniere ai due principali schieramenti politici? Si è ricavato un po' questo ruolo durante la campagna elettorale, siccome ci sono anche molti che hanno disaffezione nei confronti della politica, ecco, che cosa si sente dire in particolare a questo elettorato che vediamo sempre più alto anche nelle amministrative, a volte sceglie l'astensionismo? Ma guardi, dottor Perantoni, io sono molto, diciamo, chiaro da questo punto di vista. I cittadini dovrebbero scegliere, soprattutto perché un gruppo di 32 persone hanno scelto in me, hanno visto in me una persona sicuramente di coraggio, ma è tutto un gruppo che ha scelto la terza via, la strada più difficile, con costanza, con perseveranza e soprattutto con coraggio, perché diciamo, dare una terza alternativa a due macropoli, diciamo, con 80 candidati Scordelle e 50 candidati Gentile, non era facile. Ce l'hanno messa tutta, ce la stanno mettendo tutta. E soprattutto quello che voglio dire, diciamo, ai Silvaroli che ci ascoltano, probabilmente questo sarà l'ultimo, diciamo, appello alle televisioni, che, come anche mi ha insegnato mio padre, una stretta di mano vale più di qualsiasi contratto. E chi conosce la mia famiglia sa che è un impegno che abbiamo sempre onorato, io e i 32 candidati che mi hanno dato forza. Bene, allora in bocca al lupo a tutti e tre, naturalmente 48 ore ancora da trottare per concludere questa campagna elettorale. Ricordo che si voterà domenica 14 maggio dalle 7 alle 23, lunedì 15 dalle 7 alle 15, orario nel quale anche da Silvi saremo in collegamento, così come da Teramo, che saranno poi i nostri due campi principali, perché due città con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dove c'è anche l'eventualità del ballottaggio, e dunque sarà scelta proprio questa diretta da Silvi e Teramo come tema principale del nostro tradizionale appuntamento del commento e dell'informazione sui risultati delle elezioni amministrative in Abruzzo. Noi ci vediamo domani sera per l'ultima tribuna elettorale curata in collaborazione con il quotidiano Il Centro, in cui si confronteranno i tre candidati sindaci del comune di Teramo. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi. Ancora buona campagna elettorale ai tre candidati sindaci di Silvi. Buonasera. Grazie.